40.000 al comunale di Torino per controllare la reazione dei campioni d'Italia alla prima sconfitta. La squadra di Radice è carica, puntigliosa, ben disposta, ma la Fiorentina, parliamo della prima parte di gara, contiene l'offensiva torinese con bella disinvoltura. Sul finire del tempo il pressing del Torino diventa ossessivo e la difesa toscana è tre volte di seguito in pericolo. Al 39esimo Mattolini para un tiro di Graziani. Poco dopo, su punizione di Claudio Sala, ancora Graziani impegna di testa Mattolini. Infine al 45esimo, sugli sviluppi di un'azione di calcio d'angolo, Mattolini devia in corner il tiro conclusivo di Pulici. Anche la ripresa comincia con i granata all'attacco e dal secondo, sott'occhio ravvicinato di Pecci, la porta fiorentina è salvata da un intervento in extremis del libero Pellegrini. Al quinto minuto il primo gol, punizione di Claudio Sala e perentorio stacco di Mozzini che batte di testa il portiere toscano. Torino 1, Fiorentina 0. Quattro minuti appresso c'è una grossa occasione per Graziani, ma il suo tiro centra Mattolini in uscita. Al 20esimo tocco di Pecci per Zaccarelli, il cui tiro è deviato da Mattolini. Sul corner seguente c'è un batti e ribatti in area, poi il sinistro di Pulici, cui forse si aggiunge una lieve deviazione di Tendi, ed è 2-0 per i Granata. Al 23esimo un attacco della Fiorentina libera Casarsa, che da buona posizione sbaglia malamente. Due minuti dopo ancora Graziani in evidenza, ma anche stavolta Mattolini si oppone con bravura. Al 40esimo nitida azione di Claudio Sala, la cui conclusione chiama Mattolini all'ennesimo intervento. Sul calcio d'angolo successivo c'è questo splendido tiro di Zaccarelli che il portiere della Fiorentina devia in corner. Lo batte Sala e sul tiro ravvicinato di Pecci Mattolini ribatte ancora una volta. Un Torino fresco, vivo, pimpante, pronto per l'arrembaggio di quest'ultima parte del torneo. Eraldo Pecci in prima figura oggi. A distanza di 15 giorni dalla partita di Roma, un cambiamento notevolissimo. Ma anche a Roma stavo abbastanza bene, comunque non sono riuscito a esprimermi. E con me penso parte del resto della squadra. Oggi le cose sono andate un po' meglio e i frutti si sono visti. Comunque io sono ottimista da qui alla fine del campionato perché il Torino c'è, abbiamo ritrovato la forma dell'anno scorso, insomma, e la voglia e la grinta. Penso che da qui alla fine del campionato sarà veramente un bel duello tra noi e la Juve. Senti, Eraldo, pensi che questa settimana che avete trascorso nella quiete dei monti, qui in Piemonte, ti abbia portato giovamento? So che tu non sei molto favorevole a questi ritiri montani. Ma io sono, diciamo così, un vecchio lupo di mare, sono nato al mare. Vecchio. Comunque, non amo molto la montagna, ma penso che in questo preciso momento mi abbia fatto bene, se non altro per star lontano appunto senza leggere i giornali, dall'ambiente cittadino che è il solito, sempre da questo campo, cioè così, un panorama nuovo diversivo, diciamo, ecco, appunto. E penso che mi abbia fatto molto bene e anche resta della squadra, penso, visti i risultati, insomma. Quindi andrai in montagna tutte le settimane adesso? No, perché adesso non esageriamo, insomma. Adesso il Torino c'è un suo programma di 4 settimane in montagna, 2, una di riposo, poi ancora 2. Penso che sia abbastanza. Eraldo, basterà il derby per decidere il campionato? Ma io penso che il derby sarà una partita molto importante, come lo è sempre, già l'anno scorso, quest'anno, e penso anche per ancora un paio d'anni a venire, perché sarà lo scontro delle due squadre più forti del campionato, penso. Quest'anno e l'anno scorso sicuro, gli anni a venire me lo auguro. Ma non determinate? Non determinate, non credo, perché una sconfitta la possiamo trovare per strada sia noi che la Juve, e così via, insomma. Quindi campionato deciso all'ultima giornata, secondo te? Ma se non è l'ultima, è la penultima. Io spererei anche prima, ma per il Toro, insomma.